importante. Ci teniamo da matti a raccontare questa cosa e l'abbiamo fatto questa conferenza stampa per chiedere a voi, dei media, di raccontarla il più possibile, perché vorremmo avere 30.000 persone nei 3 giorni, ma magari se avremo 50.000 siamo ancora più contenti, il giorno 2, il giorno 3, il giorno 4. È una roba molto semplice. Poi vi dico bene come lo organizziamo, ma volevo introdurre in questa maniera, in questo tema, per il sindaco. Un giorno mi sono andato a intervistare Kramer. Kramer è un grandissimo produttore di biologico, di dinamico, ma che fa il vino nelle anfore in Friuli, un personaggio, anche un filosofo, un personaggio straordinario. Lui mi raccontò che nel 2012 perse tutta la vendemmia, tutto il raccolto a causa della grandine, e mi raccontò di quella notte, per lui terribile, mentre parla di un contadino, per lui è un contadino enologo, che gioca tutta la sua vita su quella raccolta, per 9 mesi accudisce la vigna e poi si arriva la grandine. Quindi era pochi giorni prima della vendemmia, quella notte è arrivata una grandine pazzesca, e lui è andato davanti, è uscito di casa, si è anche fatto male. È andato davanti alla sua vigna a vedere questa grandine che stava distruggendo tutto il raccolto, completo, è andato a vedere. E io gli ho detto: cosa hai pensato? E lui mi ha risposto: io ho pensato che la natura ci dà tanto, ci dà tanto, e ogni tanto si prende qualcosa e non possiamo arrabbiarci con lei. Ora, il terremoto è una roba molto più grave della vendemmia, perché danneggiò con le vite umane. Però di fronte ad un disastro anche così grave come è stato quello, gli umani che restano in vita, gli umani che devono continuare a tirare avanti, hanno il dovere di pensare a questo. E hanno il dovere di ripristinare la natura per com'era prima. E hanno il dovere di reagire come ha reagito il sindaco e tutti gli amministratori dei territori, so che qui c'è anche il sindaco del Comune di Rieti, ci sono molti altri amministratori, grazie di essere venuti, come hanno reagito, credo, lavorando non so quante ore al giorno, io lo vedevo in televisione con gli occhi sempre più stanchi. Hanno il dovere di reagire così, senza maledire la natura, ma per riportare lo stato della natura a com'era. L'Italia è il paese più bello del mondo. Non è una mia idea, una vostra idea, perché tutti hanno la Turchia e tutti dicevano la Turchia è il paese più bello del mondo, perché la Corea è il paese più bello del mondo, ogni cittadino ha. Noi invece possiamo dire perché abbiamo un numero, te lo dice. Il numero è 51, che sono i patrimoni dell'umanità, dell'UNESCO in Italia, record mondiale, numero 1 al mondo, nel paese più piccolo, tra i più piccoli del mondo, 0,20% della superficie della terra emersa. Pensate alla Cina, che è secondo, è 50. Un paese che è grande è 80 volte l'Italia, la Francia ne ha 41, io godo sempre quando abbiamo numeri migliori di francesi, e così la Germania ha 35, cioè paesi molto grandi come Brasile, eccetera, ne hanno 15, 18, 51 patrimoni dell'UNESCO. E all'interno di questa meraviglia i comuni più belli d'Italia si sono riuniti per raccontare la bellezza. Perché abbiamo i paesaggi più belli? Facile da immaginare. Noi abbiamo 2 tipi di paesaggi, i paesaggi rurali, le campagne, e i paesaggi metropolitani. Chi sono stati i loro designer? Chi ha disegnato i paesaggi rurali? Chi disegna ogni giorno i paesaggi rurali? I designer sono i contadini. Sono i contadini che hanno deciso che la mia terra, la Langa, deve essere vigna, nocciolo e tiglio. Sono i contadini che hanno deciso che in Toscana, intorno a Montalcino, grano, vigna, cipresso, olivo. Sono i contadini che hanno deciso che ad Amalfi c'è tutte le scalinate con le limonaie, e così per le olive. Armaditaggio è così per le vigne a Monterosso, e insomma nelle Cinque Terre. I contadini italiani sono i più biodiversi al mondo, perché sono figli di questa biodiversità incredibile. Numero 1 in Europa per numero di vegetali mangiabili, numero 1 in Europa per numero di animali, razze autoctone, numero 1 al mondo per numero di vitigni, numero 1 al mondo per numero di specie di olive, numero 1 al mondo per le mele. Vi dico solo un numero sulle mele: 1200 tipi, specie di mele in Europa, 1000 in Italia, 200 nel resto d'Europa, cioè i numeri sono questi.
538 cultiva di olive in Italia, prima il mondo, secondo la Spagna era 70, questo è. Siamo paese più biodiverso al mondo perché abbiamo avuto questa fortuna che dopo la Pangea si è staccato tutto e cacchio, hanno toccato essere lì, sulla latitudine perfetta, da nord a sud, penisola, chiusa dentro un mare buono. E quindi succede che i venti dei nostri mari si portano con i venti delle nostre colline, delle nostre montagne, che non mancano mai, e hanno creato questo microclima unico al mondo che ci ha reso il paese più biodiverso al mondo.